Ovviamente fa piacere, fa moltissimo piacere anche a me rivedere dopo anni il centrodestra unito. Perché, diciamo la verità, erano tanti anni che il centrodestra aveva dei problemi, era smembrato. L'altra volta una parte del centrodestra ha sostenuto la mia candidatura, 5 anni fa. E quindi è forse naturale che la gestazione, diciamo, per ritrovare l'intesa e per ritrovare una candidatura in questi mesi, dobbiamo riconoscerla, non è stata certamente facile. Io avevo lanciato l'idea delle primarie a luglio dello scorso anno. So che le primarie non sono, o meglio, non erano una delle tipologie di scelta del candidato che appartenevano al centrodestra, però mi pare che laddove anche il centrodestra abbia adottato questa soluzione, i risultati siano stati assai lusinghieri, perché quando si dà la voce ai cittadini e quando quindi si aprono le porte della democrazia, certamente non c'è mai da lamentarsi. Quindi ci siamo arrivati forse un po' tardi, ma ci siamo arrivati. E il senso della mia candidatura è innanzitutto questo, perché io avevo detto ormai da mesi di non voler essere candidato, per cui diciamo, avevo fatto non uno ma più passi indietro in favore dell'amico Fabio Valerio, che inizialmente sembrava essere, diciamo, il soggetto preposto appunto a rappresentare il centrodestra unito. Avevo anche lanciato l'idea di una candidatura femminile che venisse magari o dalla politica o da un ambito di società civile. Le discussioni sono state molte. Oggi siamo arrivati ad adottare questa soluzione che deve essere una soluzione di unità. La mia candidatura ha questo senso perché mi è stata chiesta in questa direzione. Ancora qualche giorno fa sembrava che il centrodestra potesse spaccarsi nuovamente e quindi non ritrovare nemmeno in questa occasione quella coesione che è necessaria per vincere. Quindi la ragione fondamentale è questa. L'altra ragione per la quale ho accettato di partecipare alle primarie, quindi di ripensare a quella mia rinuncia, di ripensare quella mia rinuncia, è stato il fatto di dover dare seguito all'impegno che c'è stato in questi anni.